Gentili telespettatori, a voi tutti la più cordiale buonasera. Immagini che vi giungono da Taranto, dal Palamara, organizzato da Dino Turco. Andremo a vedere proprio The Night of the Wolf, la notte del lupo, la seconda edizione, che andremo a commentare con Fabrizio Spanu. Buonasera Fabrizio, e con l'assistenza tecnica e sincronizzazione da parte di Massimiliano Bocci. Qui vediamo il match tra Gianriccardo di Schiena, nato ad Andria. Si allena con l'American Pitbull Gym, allenato da Vincenzo Di Palma. 9 match, 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Mentre qui vediamo proprio Nicola Jacobbe, che ha un curriculum più ricco. Angolo per Jacobbe, angolo rosso per Di Schiena. Regolamento K1, sono 3 round a 2 minuti, possibile tirare pugni, calci e ginocchiate, non è possibile tirare colpi di gomito né proiettare l'avversario. Arbitro del match Claudio Baccolini, arbitro Arbitro internazionale, internazionale. sì, con oltre 2000 match arbitrati, tra cui appunto un 300 a livello internazionale. Vediamo ora come Jacobbe ha tentato in maniera un po' scomposta di afferrare il suo avversario. Pantaloncini neri per Jacobbe, pantaloncini con questo argento e nero per Di Schiena. Con un gancio sinistro Jacobbe. Siamo nella specialità K1, 3 round da 2 minuti. Ecco È possibile afferrare con un braccio la gamba dell'avversario, colpire e bisogna lasciare immediatamente la gamba. Un match ancora molto molto nervoso da parte dei due atleti. Andrea è partito molto teso, Jacobbe lo vediamo gira e si scompone dopo questo tentativo di low kick, non ha segno. Nulla di fatto, è scivolato, si è sbilanciato Jacob. Delle azioni più lucide, dei colpi più netti. Occupano molto spazio sul gang, Jacobbe di Schiena, si muovono molto. Primo round sostanzialmente pari, Andrea, nessuno dei due è riuscito a prevalere sull'altro. È stato veramente un round Di studio, molto, potremmo dire. molto. Sì, più che di studio, Andrea, un po' disordinato a dire il vero da parte di tutti e due. Non sono riusciti proprio a centrare con colpi efficaci l'avversario. Si deve quindi cercare, a mio parere, un po' più di tranquillità. Questo permetterebbe sicuramente di avere delle azioni più lucide, dei colpi più netti. Ora un colpo netto da parte di Jacob, un bel pugno, anche una risposta secca però con un tip, un front kick che è riuscito a far l'avversario, quindi per ora sostanzialmente pari l'incontro anche in questo secondo round. Buono scambio di pugilato, ora 3-2. Qui un tentativo di incrocio col sinistro da parte di Jacob. Risponde bene con il middle kick di schiena. Non c'è ancora, come hai detto, una lettura chiara, ordinata del match. Forse se provassero a lottare, a combattere in maniera più calma, bene adesso di schiena, che prende il tempo proprio a Jacobbe con il destro. Come ha fatto notare, ha preso bene il tempo con il destro, poi si è fatto prendere dalla foga ed è entrato subito con questi due colpi, purtroppo per lui non a segno.
Buonorello, kick d'entrata, è l'1-2 nuovamente a segno da parte di Dischiena. Momento favorevole per lui, che sembra aver trovato un po' più di lucidità rispetto a Jacobbe. Buono ora l'1-2 da parte di Dischiena, riesce a trovare un buon incrocio perché Jacobbe aveva aperto la guardia di calciare. Secondo round, un secondo questa round. Questa volta per Dischiena, io direi. A mio parere sì, un po' più per Dischiena. Buono adesso quest'attiva rallentatore, abbiamo potuto apprezzare una combinazione di Jacobbe. Ecco, mancano soprattutto queste combinazioni di due o più colpi. Finora sono... siamo a livello proprio di colpi centrati, entrati al singolo, individuale. Cerca ora l'iniziativa nuovamente di Dischiena, fa molti passi ma non parte e chiude subito la difesa di Jacobbe. Ora buono il low kick di Jacobbe nella guardia. Bella adesso questo high kick da parte di Dischiena. Dischiena ha tentato di prendere il tempo a Jacobbe incrociando bene con le gambe. Deve fare attenzione Jacobbe perché quel tipo di calcio preso in controtempo è fatale, Andrea. Nuovamente a segno ora con il middle kick di Dischiena, ma risponde bene con il low kick Jacobbe. Un match molto combattuto tra i due atleti, comunque nessuno dei due vuole mollare. Perché ecco Dischiena però abbia qualche cosa di più dal punto di vista del pugilato. Attenzione a questo colpo che però arriva con lo stop di Baccolini. E questo veramente, Andrea, è uno dei match secondo me più difficili da arbitrare a volte per un arbitro, proprio perché i due sono un po' scomposti nelle loro azioni, imprevedibili. Direi un po' disordinati, se vogliamo. Da non pari, a mio parere, Andrea Dischiena avrebbe meritato però qualcosa di più, onestamente. Ha lavorato, secondo me, meglio, è stato più incisivo.